Riflettiamo sul modo di evolvere dei sistemi fisici riportati in questa slide. Ricorderemo concetti importanti già studiati e ci accorgeremo che possono essere estesi a molte situazioni similari e quindi considerarli di validità generale. Cominciamo con una coppia di cariche di ugual segno, poste alla distanza R0 e inizialmente ferme. Immaginiamo inoltre che questo sistema sia isolato, quindi le uniche forze agenti su queste cariche sono quelle che reciprocamente si scambiano. Sappiamo che, dato che le cariche si respingono, si allontaneranno di moto accelerato, aumentando continuamente la velocità, sebbene la accelerazione decresca con la distanza come decresce la forza. Essendo il sistema isolato, l'energia totale non cambia, ma è evidente che l'energia cinetica aumenta, aumentando la velocità con cui le particelle si allontanano. Dunque, se l'energia cinetica aumenta, l'energia potenziale deve diminuire. E vediamo bene che diminuisce, perché questa è la formula dell'energia potenziale elettrica, e mano a mano che la distanza aumenta, l'energia potenziale diminuisce fino ad arrivare al minimo valore possibile, che vale zero quando le particelle fossero giunte a distanza infinita. Nel caso di due particelle cariche di segno opposto, poste sempre a distanza iniziale R0 e inizialmente ferme, una volta lasciate libere, le cariche si avvicineranno aumentando la propria velocità, quindi anche stavolta aumenterà l'energia cinetica e diminuirà l'energia potenziale. Infatti, in questo caso, sebbene il valore assoluto della distanza diminuisca, ricordiamoci che l'energia potenziale di due corpi che si attraggono è negativa, quindi anche stavolta l'energia potenziale va diminuendo e giunge ad un valore minimo possibile quando le particelle arrivino a contatto e quindi la loro distanza sia la somma dei loro raggi. Quanto poi detto per la coppia di cariche di segno opposto vale identicamente per due masse che si scambino soltanto la forza gravitazionale. Anche in questo caso i corpi si avvicinano accelerando, quindi l'energia cinetica aumenta, l'energia potenziale negativa diminuisce. Ciò che possiamo dire di aver imparato dallo studio di queste situazioni fisiche è che quando un sistema è isolato e varie parti del sistema, scambiandosi delle forze, compiono reciprocamente lavoro l'una sull'altra, cambia l'energia cinetica del sistema e cambia l'energia potenziale, che in modo tale che la somma delle variazioni sia nulla, essendo il sistema isolato. Tendenzialmente l'energia potenziale in queste situazioni andrà sempre a diminuire. E se c'è un valore minimo dell'energia potenziale raggiungibile in base alla situazione iniziale del sistema, il sistema non si fermerà fino a quando questo valore minimo di energia potenziale non fosse raggiunto, e solo allora il sistema diventerebbe un sistema stabile. Ricordiamo ora cosa accade ad un sistema così fatto. Abbiamo due gas intrappolati in due camere, in un recipiente che sia termicamente isolato con l'esterno, e le due camere sono separate da un setto che non è isolante termicamente. Quindi il fatto che un gas inizialmente sia a temperatura maggiore dell'altro implica che, per il principio dell'equilibrio termico, pian piano passerà del calore da quello caldo a quello meno caldo, fin tanto che le due temperature non diventeranno uguali. Se questi gas sono considerati ideali, non avranno energia potenziale ma soltanto energia cinetica. Ed essendo il sistema isolato,
l'energia cinetica totale dei due gas rimarrà uguale durante il riequilibrio termico e rimarrà nulla l'energia potenziale. Se invece si trattasse di due gas reali, in quel caso energia potenziale ne avrebbero, ma l'energia potenziale di un gas reale dipende soltanto dalla distanza media delle particelle. Quindi, non cambiando il volume dei due gas e non cambiando la distanza media delle particelle, anche nel caso di un gas reale, l'energia potenziale rimarrebbe identica durante l'evoluzione del sistema. L'energia potenziale rimane allora costante, ma riflettiamo sul fatto che in questo caso non ci sono parti del sistema che si siano scambiato un lavoro. Questo sistema ci insegna però un'altra cosa ugualmente importante, che lo squilibrio di una grandezza che caratterizza il sistema fisico, come la temperatura dei gas in questo caso, tra varie parti del sistema, produce il flusso di qualcosa da una parte all'altra del sistema, qualcosa che elimini lo squilibrio, cioè conduca questa grandezza ad avere lo stesso valore nelle varie parti del sistema. Quanto appena detto per il sistema dei due gas a temperatura diversa vale per due vasi comunicanti in cui l'altezza del liquido sia diversa. Questo squilibrio nell'altezza del liquido comporta un flusso di massa di fluido da un vaso all'altro, fino a che il liquido non abbia raggiunto la stessa altezza nei due vasi. Nel caso di corpi elettricamente carichi messi a contatto attraverso un conduttore, la diversità del valore del potenziale elettrico su due corpi conduttori produce un flusso di carica da un corpo all'altro fin tanto che il valore del potenziale non sia diventato uguale. Ma andiamo a osservare da vicino questi due sistemi. Come si vede dalla figura, nella situazione iniziale i vasi comunicanti hanno una quantità di fluido diversa, un'altezza diversa, di conseguenza una diversa energia potenziale. L'energia potenziale del fluido in uno dei vasi si calcola moltiplicando il peso per la metà dell'altezza. L'energia potenziale dipende sia dalla massa sia dall'altezza, di conseguenza il differenziale dell'energia potenziale vale g mezzi, che moltiplica la massa per il differenziale dell'altezza più l'altezza per il differenziale della massa. Quindi delta U, la variazione di energia potenziale tra uno stato e l'altro delle figure, si ottiene moltiplicando g mezzi per la massa intermedia alla variazione moltiplicato la variazione di altezza più l'altezza intermedia alla variazione moltiplicato la variazione di massa. Detto questo, andiamo a valutare l'energia potenziale iniziale dell'intero sistema. La energia potenziale in uno stato successivo è inferiore in valore, e questo possiamo comprenderlo andando a guardare la variazione di energia potenziale occorsa tra uno stato e l'altro. Mettendoci nel caso semplice in cui la superficie di base dei recipienti fosse uguale, la variazione di altezza delta H è uguale, ma di segno opposto, alla variazione di altezza delta HB. Però delta HA è moltiplicata per la massa del vaso in cui il livello è maggiore, quindi per una massa maggiore di M medio B. Allora questo termine è maggiore di questo.
La stessa cosa vale per il secondo termine nelle parentesi tonde. La variazione di massa di A è uguale al disegno opposto alla variazione di massa di B, ma la variazione di massa di A è moltiplicata per un'altezza media superiore a quella del vaso B. Quindi anche questo termine ha valore maggiore di questo termine. Dato che i segni di ciò che è contenuto nelle parentesi tonde sono diversi, in quanto per il primo vaso si tratta di una diminuzione, per il secondo di un aumento, capiamo che la variazione totale dell'energia potenziale è minore di zero. Come dire che l'energia potenziale totale del sistema è diminuita tra uno stato e l'altro. Il valore più basso dell'energia potenziale si raggiungerà quando i due vasi avranno il fluido alla stessa altezza. Inoltre, in questa situazione il sistema diventa stabile. Ma se l'energia potenziale è diminuita e il sistema è isolato, e non è rilevabile un'energia cinetica che abbia preso il posto dell'energia potenziale persa, dobbiamo chiederci dove è finita l'energia che il sistema ha perduto. E la risposta è semplice: essendoci stato un trasferimento di fluido, a causa del movimento e dell'attrito conseguente, si è prodotto del calore, vale a dire il fluido nei due vasi ha aumentato la propria temperatura. Dunque, l'energia del sistema è diminuita meccanicamente e aumentata della stessa quantità l'energia termica del sistema. Guardiamo l'altra situazione. Inizialmente abbiamo due corpi elettricamente carichi, conduttori, che abbiano però un valore diverso di potenziale elettrico. L'energia potenziale di ciascuno di questi due corpi, trattandosi di sfere, sappiamo che è possibile calcolarla in questo modo. E questa formula possiamo ridurla a questa, introducendo il valore del potenziale, anche quello noto. L'energia potenziale dipende allora sia dalla quantità di carica su ciascun conduttore, sia dal potenziale dei punti del conduttore. Quindi il differenziale dell'energia potenziale vale un mezzo del potenziale moltiplicato la variazione di carica più la carica moltiplicato la variazione del potenziale. Quindi delta U, la variazione dell'energia potenziale tra uno stato e l'altro, tra una figura e la successiva, vale un mezzo del prodotto tra il potenziale medio durante il trasferimento moltiplicato la variazione di carica più la carica media trasferita tra uno stato e l'altro moltiplicato la variazione del potenziale. L'energia potenziale totale nello stato iniziale allora vale questa somma e, considerando l'energia potenziale in uno stato successivo, comprendiamo che l'energia potenziale va diminuendo per la stessa ragione di prima, perché la carica persa dal primo corpo è uguale alla carica acquistata dal secondo corpo, ma la prima va moltiplicata per un valore di potenziale superiore. Superiore giacché, come sappiamo, le cariche si muovono dal potenziale maggiore a quello minore, le cariche positive almeno. La stessa cosa vale per il secondo termine e quindi anche stavolta ciò che è contenuto nella prima parentesi, che è di segno negativo, ha valore assoluto maggiore di ciò che è contenuto nella seconda parentesi. Anche stavolta quindi la variazione di energia potenziale risulterà minore di zero. Anche stavolta l'energia potenziale del sistema diminuisce all'evolvere della situazione. Per arrivare al valore più basso, che si ottiene quando il potenziale nei due corpi sarà diventato uguale
e dunque non ci sarà più trasferimento alcuno di carica ed il sistema avrà raggiunto una situazione stabile. Anche per questo sistema è necessario chiedersi dove sia finita l'energia perduta durante l'evoluzione dello stato del sistema. Infatti, mentre l'energia potenziale è diminuita, non è rilevabile alcuna energia cinetica quando si fosse raggiunto lo stato finale. E la risposta anche stavolta è la stessa di prima. C'è stato un trasferimento di cariche e dato che il trasferimento di cariche non avviene senza attrito, come avremo modo di comprendere, si sarà creato per attrito del calore che avrà aumentato la temperatura del sistema e dunque il bilancio energetico torna in quanto la diminuzione di energia potenziale avrà comportato un aumento di un'uguale quantità di energia termica. Ricapitoliamo ora quanto abbiamo studiato prendendo come soggetto un sistema isolato. Se parti diverse del sistema si scambiano reciprocamente lavoro, l'energia potenziale del sistema inevitabilmente diminuirà. Se parti diverse del sistema hanno valori diversi di una grandezza che caratterizza lo stato fisico, accadrà che il sistema evolverà in maniera che la differenza di questa grandezza vada a scomparire nelle varie parti del sistema. Se questo è accaduto attraverso il compiersi di lavoro tra una parte e l'altra del sistema, l'energia potenziale totale diminuirà fino ad un valore minimo in cui il sistema sia diventato stabile, vale a dire siano scomparse le differenze della grandezza caratterizzante. Se invece la differenza della grandezza, come nel caso della temperatura nei gas delle nostre camere, può azzerarsi senza che venga compiuto del lavoro, in quel caso e solo in quel caso l'energia potenziale del sistema rimarrà costante. Per quanto poi ci interessa più da vicino, abbiamo compreso che a produrre un trasferimento di carica tra una parte ed un'altra di un sistema è la differenza del valore del potenziale tra queste parti. La causa dunque è la differenza di potenziale, l'effetto è il flusso di cariche da una parte all'altra del sistema.